No, sento raptor. Sento rumore di raptor che si muove. Dove? Dove e perché? Ma dove soprattutto? Ah no, è là sotto. Ok, è un tech là sotto. Ok. Ok, il tech abbiamo visto che col super pugno dovremmo riuscire a farli fuori. Ora posso iniziare a dar da mangiare a sta bestia? Guarda quanti raptor! Ma perché? Ah, raptor, raptor, lo sapevo, lo sapevo. Ma porca. Ok, uno fatto fuori, dove sono gli altri? So che ce n'è altri, li ho visti. Laggiù. Non so se andare a rompere le scatole, sono abbastanza lontani. Sento muovere, sento muoversi. Laggiù. No, ascolta, li devo fare fuori. Li devo fare fuori, sennò mi vengono a rompere le scatole tutto il tempo. Perché è pieno di raptor? Perché? Eccellente combattimento, amico! Ma non è vero, mi sta andando malissimo. Sono mezza morta. Mi hanno anche beccato il bronto, sicuro. Non so manco se è vivo. Sì, forse muove la coda. Sì, muove un po' la coda, è vivo, però non per molto. Posso buttarmi un attimino qua per far mangiare la nostra Giannina senza che mi attacchino subito. Forse sì, non mi hanno visto. Scusate, ho visto un ornitoringo piantato male nella roccia, o sbaglio? Sei piantato nella roccia? No. No, forse sta solo cercando di muoversi ma non ci riesce. Ma non penso sia piantato nella roccia. Scusa, voglio fare un esperimento, vi pazienza. Tanto devo aspettare di recuperare un po' di vita. Sì! Forse è bloccatissimo nella roccia questo. No, no, stavo scherzando. Non è per niente bloccato nella roccia. Ok, basta. Allora, il bronto sta mangiando. Penso che mi abbiano abbassato quel poco di addomesticamento che c'era, perché l'hanno colpito questi brutti raptor fetenti e maledetti. Niente, mi hanno fatto fuori. Non ce l'ho fatta, ma porca puzza. Ce l'hai, amico, cosa? La morte assicurata? Sì. Sì, no, siamo in una zona semplice. Porca miseria. Confermo che siamo in una zona semplice. Nonostante ciò, sono riusciti a far fuori. E abbiamo due raptor alfa dietro casa. Molto semplice come zona, sì sì. Il mio bronto è ancora lì, sì. Vediamo se riesco a dargli un po' di pappa senza che quelli vengano a rompere l'anima. Ah, scorpione rompiscatole. Ok, almeno lo scorpione l'abbiamo fatto fuori. Ora vorrei andarmi a recuperare il cadaverino. Dove sono i raptor? Fa ansia non vederli, sono allontanati. La vedo rosso, quindi deve esserci un raptor alfa. Dove sono i raptor? Laggiù, laggiù. Ok, 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 ok. Vediamo se riesco a recuperarmi il tutto. Restate lì, Lilli, restate lì, fatevi i fatti vostri, io mi faccio i miei e siamo a posto. Mettimi te, anche una zona così carina, perché i raptor alfa devono rovinare tutto? Ma abbiamo una doppia armatura? Perché? Ah, perché l'ho recuperata. Ma... vabbè. Ok. Punto siamo, ho visto un bel, una buona percentuale di addomesticamento nonostante tutto. 78%, molto bene. Peccato che la barra di, l'efficacia di addomesticamento mi è salita all'88%, ma porco cribbio.
Allora, appena facciamo questo bronto, ci facciamo un esercito di carno, di rex se ne trovo, di allosauri, che dovrebbe esserci un bel trio laggiù che avevo fatto allontanare da poco, perché mi serve che la base venga difesa. Cioè non ha senso che abbiamo tutte queste bestie che ci odiano. Guardali là, stanno riavvicinando, maledetti. Ok, si sono distratti. Dov'è il mio pronto? Laggiù, dovrebbe essere qui da qua. Sì, qua giù, ok. Vediamo se riesco a finire di addomesticarlo senza troppi problemi. Sono a livello 35, ragazzi, non è che mi volevo addomesticare, cioè in realtà volevo domesticarmi il 100 e basta. Però, fallito quello, diciamo, abbiamo mirato più basso. Perché tutti questi problemi? Perché? Tanto fammi vedere per il pronto cosa serviva. Oh no, ma devo salire molto di livello per il bronto. Quindi bacche ciao. Siamo solo al 40, porco cribbio. Può far bacco. Ok, siamo a 42. No, devo arrivare al 63. Porca miseria. Mi mancano una ventina di livelli. E bisogna vedere. Vabbè che stiamo riuscendo a livellare abbastanza rapidamente, in effetti. Vedi, a questa cosa non ci avevo pensato, che mi sarebbe servito salire ancora di livello, cribbio. Finalmente ce l'abbiamo e siamo già a bordo. No, per poco, dannazione. Ciao Lillo, vieni, seguimi che ti porto a casa. Sperando che nessuno ti ammazzi nel frattempo. Ce la fai a passare per di qua? Sì, dai che ce la fai. Ah, bene, molto bene. Scusi, salve. Ok. Vai, un altro po' di metallo, che male non ci fa. Perfetto, Lillo, resta qui buono. Cerca di... cosa sei? Un livello 50 adesso. Vabbè, vedi cosa puoi fare per difendere casa. Là c'è un carno, molto bene. Là, vediamo di rifarci la fornace. No, vedo gente che scappa. Da chi scappi? No, niente. Mamma mia l'ansia che c'ho in sta zona, l'ansia. Dicevamo, per la fornace. Legna, pelle, pietra e selce. Ok, spero di avere tutto. Forse non ho pelle. Cosa manca? No, manca poca pelle e... vabbè, pietra ce l'ho. No, mi manca pelle, dannation. E cosa è mia? Una tigre? Sì. No, non fugga però, tigre, non fugga. Mi servirebbe la pelle. Tigre, scusi, no, dai. Non sono così veloce, per cortesia. Ok. Molto bene. Quindi dicevamo, pelle, poi fibra. Ce l'ho. Legna, pietra e selce. Molto bene. Sperando che non torni di nuovo qualche simpaticone a distruggermela. Ok, ora mi servirebbe qualche carnivoro. Lì ce n'è uno bello. Chi è morto? È ucciso da chi soprattutto? Da uno scorpione. Ciao scorpione. Però ci fa male. Ok. Parlavamo di carnivori a difenderci. Lì vedo un bellissimo Rex. Mi faccio vedere il livello però. Un 10, mi sembra molto abbordabile. Allora, aspetta che mi recupero la pelle di questo. Abbiamo 61 frecce.
dovrei avere dei narco pronti. Secondo me un bel 10 riesco a prenderlo. Lo so che è di livello basso, ma adesso mi serve un attimo un pochino di protezione a casa, che non siamo messi molto bene. Ok. L'ho mancato tantissimo. Ah, se la prende con noi anche il Carno. Perché? Io non la volevo a lei. Stavo cercando solo il Rex, Lillo. Non mi andare verso casa. Non mi andare verso casa, porca puzzola. C'è anche carne di montone se ci svieni qua, Lillo. Dai, svienici qua. Dai, svienici qua. Non andare in acqua, tizio, dai. Ok, c'è svenuto. Ora però qua abbiamo un carno molto arrabbiato. Abbiamo un carno molto arrabbiato. Stego, fammelo fuori. Ti prego, Stego, fammelo fuori. Me l'hai fatto fuori, Stego? Sì. Sì, 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 sì. Molto bene, molto bene. Dov'è il mio? Ah, eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. C'era carne di montone, c'era carne di montone. Montone, ti ho visto dove sei, montone. Ti ho visto, eccolo lì, eccolo lì. Se il terizzino lì non si arrabbia. Salve, montone, scusi, eh. Perfetto. E quanta carne di montone. E quanta carne di montone. Ok. Avremmo anche da prenderci la primate del carno. Però aspetta poco poco. Intanto iniziamo da dire questa. Ma che bellino che ci è svenuto proprio davanti alla casetta. Questo è molto buono. Con la testa fuori dall'acqua soprattutto. Molto molto buono. Questa in teoria tra l'altro dovrebbe marcire molto rapidamente. Ciao carno, scusa, mi dai la primate che mi serve carne che scada rapidamente, grazie. Molto bene, è un livello 10 però appunto per iniziare ad avere un po' di protezione. Schifo non mi fa, ma non serve neanche che gli do narcotici, guarda, già il 65%. Oh, e niente, aspettiamo, tutti i miei piani se ne vanno a fanbrodo però con sta faccenda che mi servono i livelli più alti. Cioè, ma io che ovviamente non li ho controllati prima, eh. Assolutissimamente tutta colpa mia, niente da dire. Però siamo già al 44, dai, dai, ce la possiamo fare. Tra l'altro mi sono appena ricordata che noi non abbiamo un fuoco perché ce l'ha distrutto il raptor. O qualche altra bestia brutta comunque. E avere un po' di carnina a cuocere potrebbe non far schifo. Ah, abbiamo il nostro T-Rex, yeah, buongiorno. Salve Lillo, sono livello 14, che tristezza, che tristezza. Allora, vediamo di rimetterci il focherello qui, sì, all'aperto. Per ora lo teniamo all'aperto. Perché non ho voglia di avere fumo dentro a casa, principalmente. Allora, mettiamo. Ah, ciao Terizzino, ti prego non rompermi l'anima, eh. Guarda quanta bella carne di montone che in teoria dovrebbe marcire, però mi sa che nel suo inventario non marcirà mai. 7 minuti da noi, ok. Vai che ci serve tante carne marcia, tante carne marcia. Totti, te ne lascio un paio, guarda. E un po' di questa. Giusto per sfamarti. Ah, molto bene. No, c'è un raptor alfa. No, c'è un raptor alfa. No, c'è un raptor alfa. No, 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 no. Tizio. Tizio, tizio, tizio. Seguimi per di qua. Seguimi per di qua. Tutti, tutti. Perché tutti i raptor sono scesi qua? Perché? 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 Stanno seguendo? Dove sono? Sì, 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 mi stanno seguendo, mi stanno seguendo. Perfetto, perfetto, perfetto. Seguitemi, seguitemi, seguitemi per di qua, per di qua, per di qua. Il più lontano possibile da casa mia, per cortesia. C'ho solo un Rex di livello 14. Penso possa fare fuoco con Raptor Alpha. Ok, ok. Sì, mi stanno continuando a seguire. Vediamo di portarli veramente tanto, tanto lontano. Salve.
Cioè, un raptor alfa, due raptor normali e uno tech. Molto bene. Ah ah ah. Ok, direi che se la sono presa decisamente con altre bestie. Molto bene. Ok. Che succede? Che succede? Ah, sempre la pioggia di meteoriti. Molto bello. Molto bello. Ora scusate, però io non vedo più il raptor alfa dove Creepy è. Laggiù. Laggiù. Speriamo che rimanga laggiù. Speriamo. Va bene, allora, noi adesso vediamo di craftare cose. Oh, ci godiamo questo spettacolo meraviglioso. Guarda che figata che è. E poi direi che per salire di livello, arrivare a quello che ci serve, potremmo provare a compiere qualche missione. Giusto? Così ci dà anche un po' di... cos'è che voleva? Non mi ricordo com'è che faccio a comprare nel negozio del robottino qui. Però ci dà le cose che ci servono per comprare roba e io mi compro le criocapsule. Sì, sì, mi sa che facciamo così, mi sa che facciamo così. Allora, ragazzi, molto rapidamente, non so cosa sia successo, ma io mi sono ritrovata questo... Mewing, come cavolo si chiama, comunque il nostro ornitorinco bellissimo, addormentato da qualcuno, c'è scritto. Io non so da chi sia stato addormentato, però già che c'è, io me lo prenderei. Ma no, no, vabbè, io spero di non fare un torto a nessuno. Allora aspetta che ho visto un montone proprio qua davanti a casa. Ciao. Cioè, poi ovviamente voglio fare una cattura di ste bestie, anche perché questo è di un livello bassissimo. Muorici, ok. Cioè, cos'è un livello 14? Un livello 14, però ascolta, cioè io mi ero anche già fatta la sella. Ce l'ho qui, no, ce l'ho nel tavolo da lavoro. Cioè io mi ero fatta la sella, perché la mia idea era di andarlo a catturare, ma me lo sono trovata addormentata davanti a casa. A missing crew called the Stuckbill preso. Aspetta, non leggo, aspetta. They're genetically engineered to be a wet nurse and surrogate parent for all kinds of baby animals. Babies supposedly find their milk irresistible. Oh, un genitore surrogato per tutti, ma è bellissimo! Ok, e... No, giuro, non so come sia possibile, io non so, forse è passato uno scorpione, l'ha addormentato, non ne ho idea, non ho idea, però l'ho trovato addormentato qui davanti, scusa, che fai, te lo lasci scappare? Cioè, mi sembra sciocco, no? Intanto vediamo come siamo saliti di livello. Molto bene. No, vabbè, io non ci credo. Cioè, ragazzi, è stata una botta di fondelli, diciamo così. Ciao, patatino. Ma guarda che carino. Ma poi c'è anche verde. Cioè, secondo me era destino che noi lo adottassimo. Cioè, mi sembra tanto di tipo di aver recuperato una bestia randagio abbandonata da qualcuno. No, ragazzi, giuro, mi ero appena fatta la sella. Stavo aspettando di salire di livello per... prepararci la sella del Bronto e avere un pochino più di... Cosa c'hai, Gianna? C'hai fame? Sì. E avere un po' più di risorse, ma... E vabbè, ciao Lilo. No, vabbè, guarda che patato, che amore che è. E... Niente, Lilo, io ti provo. No, scusate, mi fa troppo ridere sta cosa, perché non ha senso che me lo sia trovato svenuto davanti a casa. Cioè, non ha veramente senso, non so come sia possibile. Ok. Ok, vediamo come fa a fare il saltino. Ah no, vabbè, siamo in acqua. E plana! E plana tantissimo! E anche ed è super velocissimo! No, ma stiamo scherzando! Ma questa è una creatura meravigliosa! La scivolatona! Aia! Abbiamo dato una facciata contro una parete, ok? Vabbè, dettagli. No, vabbè, e poi cosa mi fai? Mi raccoglie tante bacche, molto bene. Oi, che mossa era questa, scusami? Ha tipo dato una panciata per terra. Aspetta, voglio provarlo con lui. Ah, no, maledetti. No, dai, che l'ho appena preso questo. Non facciate cattivi. No, dov'è? Dove mi è scappato? Con chi ce l'ha? Ah, se la sta prendendo con l'altro microraptor. No, patatino, aspetta. Non farti uccidere così, ti prego. Ti prego, sono così contenta di averti appena presa.
no, molto bravo. No, via, 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 via. Via la velocità della luce, maledetti microraptor. E mi ha raccolto un sacco di narcoberry. Ma va là che non ci serviva prendere il bronto. Dovevamo solo pigliarci lui, ma guarda un po'. Ma guarda un po'. Allora, aspetta che io ora mi devo ricordare da che parte è a casa, perché ovviamente non me lo sono manco segnata sulla mappa. Cioè, guarda la scivolatona che fa. È bellissimo. È bellissimo. Scusi, casa a dannazione. Io non so più dove è casa. Ah, laggiù, 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 laggiù. E anche in acqua va velocissimo. Ma è una creatura perfetta questa. Ma è bellissima. Cristalli, molto bene. Che non ne stavo trovando una cipa in giro. Ah, però peso non siamo messi benissimo. No, vabbè, perché ci ha raccolto l'impossibile. È laggiù casa, è laggiù casa. Ok, ok, ce la possiamo fare a tornare alla base. Molto bene. Questa cosa è bellissima. Io non so cosa sia successo, ma non importa. Va comunque tutto molto molto bene. Molto molto benissimo. Tesoro, ti amo alla follia. Bronto, scusami, non mi servi più, abbi pazienza. Cioè, abbiamo tutto quello che ci serve con questa creaturina praticamente. Aspetta, non ti bruciare la coda, Lillo. Aspetta che lo spostiamo poco poco. Aspetta, ma maschio femminuccia, che non ho neanche guardato. Ah, no, no, non hanno sesso queste creature. Perché sono state geneticamente modificate? È questo il motivo? Va bene. Mi sta venendo un dubbio, ma vuoi vedere che succede? Con chi ce l'avete? No, 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 no. Aspetta, 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 da, da, perché mi attaccano tutti la base? Ah, bravo Rex, l'hai fatto fuori tu, meno male, va. Dicevo, ma vuoi vedere che il nostro ornitorinco gigante l'abbiamo addormentato noi con qualche freccia vagante per sbaglio mentre cercavo di beccare il Rex? Cioè, mi sorge questo dubbio. Cioè, magari l'avevo addormentato prima, non me ne sono accorta, perché in effetti la barra del torpore era bassina, no? Quando l'abbiamo trovato. Secondo me è così, perché altrimenti non me lo spiego. Quindi secondo me una nostra freccia vagante ha colpito questo ornitorinco che era di livello schifo, e quindi con una sola freccia probabilmente si è addormentato. Vedi un po' le fortune della vita. Ogni tanto, ogni tanto, dopo tutti i casini, almeno una ci è andata bene. A culo come al solito, però ci è andata bene. Va bene ragazzuoli, allora per questo episodio direi che possiamo finirla qui. Mi raccomando, mettete un bel like se il video vi è piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Baci e braci a tutti. Ciao ciao.